Eccoci, buon sabato. Allora, il via libera in commissione al testo base della riforma della legge elettorale, poi il pressing del capo dello Stato Napolitano affinché le riforme si facciano al più presto. Cosa ci dicono? Ci dicono che per il momento il patto tra Renzi e Berlusconi tiene. Deve però fare i conti questo patto, diciamo, con l'asse, definiamolo così, Letta Alfano, che si sono espressi per le preferenze, ma non sono gli unici ad averlo fatto, quindi contro le liste bloccate, e poi con i correttivi sulle soglie di sbarramento e sulla ridefinizione dei collegi, che sono, insomma, appunto al centro della trattativa, delle possibili modifiche, ma anche delle polemiche. Sullo sfondo c'è sempre la sfida, diciamo, tra il Premier Letta e tra Renzi, alimentata ieri peraltro da un'altra frase pronunciata dal segretario del Partito Democratico, quale? Cioè che nel semestre europeo, ha rotto una sorta di tabù Renzi, si può anche votare, è meglio non farlo, ma si può anche votare. Buongiorno a Francesca Schianchi della Stampa. Buongiorno. Dunque, il tuo giornale stamattina scrive riforme tutti contro tutti. È questa la fotografia o quello che dicevamo, che dicevo all'inizio, invece rispetto, insomma, alla tenuta di questo patto, la tenuta è più forte di quanto, insomma, non si dice, non si scrive, non si legge? Ma quanto sia forte la tenuta staremo a vedere. Certo è che ieri, per adottare il testo base della legge elettorale, quindi sostanzialmente per dare il via all'iter parlamentare, lunedì scade il termine per gli emendamenti, inizia il lavoro sul testo, ci sono volute oltre tre ore, cioè era una riunione che si prevedeva dovesse durare mezz'ora, sì. È durata oltre tre ore perché non si riusciva ad accordarsi semplicemente sull'adozione del testo base. L'accordo Renzi-Berlusconi ha retto, nel senso che alla fine ci si è acconciati ad adottare il testo base così come presentato al relatore Sisto, con già un'Italia ritagliata in collegi, ma con la promessa poi di dare delega al governo per farlo. Quindi, insomma, si parte con una riforma fondamentale, che è quella su cui è appesa la tenuta del governo, perché Renzi l'altro giorno l'ha detto chiaramente: guardate, se salta questo si va a votare. Questo, insomma, è un po' quello che... Sì, lo ripete come un refrain, insomma, esatto, no? E una riforma su cui c'è un accordo politico, ma su cui nel Parlamento ci sono varie forze che hanno tutte le intenzioni di farsi pesare, di fare delle modifiche importanti. Quindi, insomma, bisognerà vedere quanto questo può pesare sulla tenuta del governo, quanto c'è, come dire, possibilità di muoversi su questa riforma senza far saltare il banco. No, mi verrebbe da dire, rispetto alla tua prima riflessione, ci sono volute tre ore, no? Che sono tre ore rispetto ad anni in cui si è parlato di riforma, sì, elettorale, ma mi pare non si era mai stretto quanto adesso, poi bisogna vedere. No, è verissimo, si è stretto, però ieri io ero davanti alla sala della commissione, sì, ad aspettare che appunto venisse fatto questa cosa, e uscivano membri della commissione inviperiti per questa questione dei collegi, che non è un dettaglio in una legge elettorale come... Sì, poi queste cose sembrano sempre tecnicalità, ma poi bisognerebbe dirle, no? Perché sembrano cose noiosissime, no, sono cose dirimenti. Ma uscivano, sì, esponenti della minoranza PD, diciamo, i non renziani, i cuperliani, sì, chiamiamolo. Poi in realtà nella minoranza di quella commissione c'è anche la Bindi, che non è ascrivibile ai cuperliani, sì, eccetera, che uscivano inviperiti dicendo: no, ma noi faremo emendamenti, cambieremo, perché non è accettabile. Quindi, benché Renzi abbia detto non si tocca nulla, perché qui se si toglie un tassello rischia di saltare tutto. Beh, insomma, l'equilibrio già è molto delicato, diciamo. L'equilibrio è molto delicato, e ricordo che in Commissione Affari Costituzionali, nonostante il PD sia ormai massicciamente renziano, sì, in Commissione Affari Costituzionali la minoranza è maggioranza, cioè l'equilibrio tra nel PD su 21 membri, 12, 9 sono renziani e 12 no. Per cui, insomma, potrebbe aprirsi una partita vivace. Allora, mi fate andare subito dal senatore Francesco Russo, che è con noi qui, ma è collegato da Trieste, a cui do il buongiorno. Intanto per chiedergli subito una cosa rispetto alle ultime parole di Francesca Schianchi. Si legge, si sa, ce ne dava testimonianza diretta Francesca Schianchi, che quelli che, diciamo, sono ascrivibili alla minoranza del Partito Democratico, insomma,
i non renziani hanno intenzione di dichiarare battaglia, diciamo così, insomma, per capirci, a colpi di emendamenti, insomma, per cambiare quello che a loro non va di questo patto. Lei, che non è renziano, come la vede la situazione? Ci sarà poi un ordine finale di scuderia o si andrà in ordine sparso? Ma guardi, sgombriamo il campo da... Buongiorno a tutti intanto. Sgombriamo il campo però da alcuni equivoci. Sì. Noi siamo tutti renziani, proverei a dire così, nella misura in cui siamo tutti consapevoli che la legge elettorale, ce l'ha ricordato anche ieri il presidente Napolitano, è qualcosa che si deve fare e si deve fare presto, perché è l'unico modo, uno dei principali rispetto ai quali recuperare un rapporto di fiducia con i cittadini. Su questo siamo tutti d'accordo, guardi, non c'è differenza di maggioranza o opposizione interna al partito. Diverso è considerare che una legge elettorale rimane comunque una delle scelte fondamentali dell'architettura istituzionale di un paese. Quindi le scelte di queste ore che noi vogliamo chiudere, lo dico con molta chiarezza, nelle prossime settimane, anche quando arriverà al Senato in tempi più brevi possibili, però deve essere una legge elettorale fatta bene, una legge elettorale, ad esempio è stato citato il tema dei collegi, nel passato sono temi che anche quando le leggi sono fatte hanno richiesto settimane di lavoro, insomma, proveremo a comprimerle, ma è abbastanza ragionevole il fatto di immaginare che oggi non si fa in un paio di nottate questa. Quindi io credo che l'obiettivo di adesso sia, e questo vede, guardi, assolutamente sulla stessa linea il Premier Letta e Matteo Renzi, bisogna fare una legge elettorale fatta per bene, una legge elettorale che risolva però alcuni dei problemi nodali, perché, guardi, Letta, ho visto qualche polemica, ma insomma, Letta quando ha ricordato che gli elettori del PD non vogliono le liste bloccate, ha ricordato semplicemente ciò che anche Matteo Renzi ha detto alla riunione della direzione e ha ricordato quello che gli italiani oggi chiedono, una legge elettorale che faccia finalmente ritornare il diritto di scelta ai singoli cittadini per individuare i loro rappresentanti in Parlamento. E poi ci sono i collegi, appunto, da ridisegnare in maniera rispettosa dei diversi territori, e ci sono alcuni problemi che i costituzionalisti, ad esempio, hanno sottolineato rispetto a quella soglia del 35%, che rispetto a quanto detto dalla Corte Costituzionale qualche settimana fa sembra essere un po' a rischio, mettere un po' a rischio questa legge. Dopodiché è una legge che, ripeto, si deve fare presto, si deve fare nell'ambito di una maggioranza più ampia possibile, perché le riforme importanti si scrivono tutte assieme. Troppe volte abbiamo sbagliato centrodestra e centrosinistra a fare degli strappi. Però è una legge che io credo, lo dico da rappresentante del Partito Democratico, si deve fare tenendo conto di quella che è la composizione del governo, che sarà chiamato anche a fare le riforme successive, e, se mi permette la battuta, insomma, una legge elettorale che non sia soltanto una legge che piace molto a Verdini o a Berlusconi, ma insomma tenga dentro quelle che sono le caratteristiche principali che a questa legge chiede il Partito Democratico. Sì, lei faceva riferimento alle parole del Premier l'altro giorno. Ieri, diciamo, il Presidente del Consiglio ha ammorbidito un po' i toni, però di fatto, insomma, poi ha visto come ne hanno parlato i giornali, i mezzi di informazione, eccetera, è evidente che diciamo, il desiderio del Premier rispetto a listini bloccati, a preferenze, sia diverso, diciamo, da quello che suo malgrado, vogliamo dire così, ha ammesso Renzi, che ha detto: io ero per le preferenze, ma nel patto con Berlusconi, con Verdini, insomma, diciamola come vogliamo, le preferenze non ci sono e non si può cambiare questo equilibrio così delicato. Questo mi permette di chiedere a Osvaldo Napoli, che saluto, di Forza Italia, che invece è con noi. Buongiorno, collegato, a lei. Buongiorno da Torino. E a tutti voi. Ecco, e di chiedere perché non volete in nessun modo queste preferenze. Ieri c'è stato, mi pare, un incontro tra la Boschi e Verdini, no? In cui Verdini ha ribadito: no, di preferenze non vogliamo sentire parlare. Perché siete così contrari alle preferenze? Pancari, mi permette una battuta scherzosa che esula
da quanto lei mi ha chiesto che risponderò. Direi sento Paolo Russo, che è un nome espressamente meridionale, che parla trifriulano veneto, e uno che si chiama Napoli che ha un accento piemontese. È curioso questo tipo di aspetto, mi permetto per sdrammatizzare. Sì. Detto questo, ascolti, io credo che il problema delle preferenze, io mi chiedo chi è senza peccato scagli la prima pietra. Io mi chiedo l'amico Angelino Alfano, mi chiedo Enrico Letta, mi chiedo tutti gli altri in tutti questi anni dove erano quando si parlava di legge elettorale, e se per caso sono stati eletti con le preferenze, oppure sono stati eletti perché sono stati messi in collegi sicuri, oppure perché sono stati messi in posizione numerica all'interno di una lista in altrettanti posizioni che le consentivano di essere eletti. Oggi mi pare che sia abbastanza strumentale il fatto che chiedano le preferenze. Guardi, io sono uomo di preferenze. Chi lo sa, sul mio territorio, io lavoro sul territorio facendo anche il sindaco da lunghi anni e il resto, però io credo che la mediazione fra la preferenza, che ha certamente dei fatti estremamente negativi, che andiamo a guardare cosa è successo anche soltanto in alcuni casi in Lazio, Fiorito e così via, cosa ha portato nelle preferenze, e quindi cosa vuol dire in termini economico, ce la giocano tutti e cosa ha portato in passato. Io credo però che la mediazione fra la lista ristretta, e quindi dove l'elettore vede chi vota 4-5 nomi, non ne vede 30, e la preferenza stessa, credo che sia una giusta mediazione. Mentre invece, faccio riferimento a quello che diceva la Francesca Schianchi e anche il senatore Russo, per quanto riguarda il collegio, attenzione, parliamoci chiaro, io un po' di professionalità in quel settore ce l'ho, e che cambiando una città, mettendo un paese rispetto a un altro, lei cambia totalmente l'indirizzo dei voti. Sì. Perché se lei va in provincia di Torino, faccio un esempio, come a Milano, dove va in determinate zone, mettendone una rispetto all'altra, lei ha un carico più di storia di sinistra rispetto a storia di destra. Se lei Presidente, va a Torino proprio e per va questo, nelle... proprio per questo dovreste dare la delega al governo a ritagliarli e non farlo voi. Beh, come però attenzione, la delega fare. Al governo, però attenzione. Ma io credo. Però io al credo, governo se ne dovrebbe occupare il Viminale, il cui titolare è Alfano. Esatto, cioè, ma al di là di questo, che io ho piena fiducia anche in Alfano, non è questo un problema. Credo che sia certamente un argomento estremamente delicato e importante, perché cambiando, ripeto, mettendo in un collegio una città, un paese rispetto a un altro, modifica completamente, l'indirizzo storico di quello che è in passato, di cui i partiti, anche mettendo le persone per farle eleggere, usiamo il caso di Di Pietro nel Mugello, collegio allora estremamente sicuro, che mettendo qualsiasi persona sarebbe stato eletto. Invece, permettetemi, voglio dire anche un'altra cosa e chiudo. Per quanto riguarda il semestre, non esiste, ha ragione Renzi su questo, non esiste nessuna legge che dice che durante il semestre europeo non bisogna votare. Io voglio farvi una domanda. Ma quanti sono i cittadini italiani, forse dico anche gli stessi politici, che mi sanno dire chi è oggi il commissario europeo? Quanti sono? Io, ascoltate, vi vengo a dire... 98 su 100 non lo sanno. Sì. Cioè, al limite, io per esempio so il paese, ma il nominativo di chi è non lo sa nessuno. Quindi intendo dire, abbiamo forse dato e diamo forse estrema importanza a un qualcosa che viene usato anche questo per impedire eventualmente di avere elezioni anticipate. Ha fatto bene Renzi a togliere via questo tabù, anche se giustamente dice è meglio non farlo. Beh, insomma, diciamo c'è un'opportunità politico-istituzionale, diciamo così, che dovrebbe far pensare che è meglio, insomma, durante quel semestre, da giugno a dicembre, da luglio a dicembre, insomma, in cui l'Italia sarà presidente del semestre europeo, non andare ad elezioni. Poi mi scusi, magari lo dico a Russo. E diciamo che faremmo una figuraccia, ecco. No, ma non è vero, ma dove? Ma qual è il paese che impedisce di votare? Ma in democrazia, quando è giunto l'ora di votare, si vota. La Spagna mica ha cambiato, cioè la Grecia è andata a votare nel giro di 3 mesi, la Spagna lo stesso. Cioè, ma non andiamo diciamo a creare dei presupposti. Diciamo che erano un po' più inguaiati di noi. Napoli... Non andiamo a creare... Sì. Io credo che sia molto meglio andare a votare e risolvere il problema della stabilità vera politica, anziché quella di continuare a vivacchiare, come dice Renzi. Non lo dico io.
Renzi ha detto in tre occasioni: il governo vivacchia, il governo fa marchette, il governo fa delle figuracce. Sì. Io preferisco all'estero dimostrare invece che non facciamo figuracce e che invece sappiamo governare. Questo non l'ha detto Osvaldo Napoli o qualcuno del PDL o qualcuno di Forza Italia, scusate, ma l'ha detto il vostro segretario. Io preferisco avere serietà all'estero rispetto a quello che dice Renzi. Beh, guardate voi quale preferite, una linea o l'altra. Allora, è partito insomma di gran carriera Napoli. Un attimo, senatore, mi faccio sentire, arrivo, poi veniamo alle repliche subito. No, volevo sentire il senatore Benedetto Della Vedova, che è di Scelta Civica, a cui faccio la domanda in questo modo. Ieri Renzi ha detto che l'unica cosa che insomma voglio evitare è la palude, no? Mi fa paura la palude. Voi vi sentite tra i professionisti di questa melina a cui fa riferimento Renzi o no? No, assolutamente, anzi. Sia per chi dentro Scelta Civica ha precedenti esperienze politiche, sia per chi non ce le ha, noi vogliamo e ci sentiamo coprotagonisti di una stagione di riforme, punto. La legge elettorale va fatta presto, io ero al Senato, abbiamo fatto come Scelta Civica, eravamo pronti a votare, abbiamo presentato un testo di legge, doppio turno di coalizione, in parte poi ripreso in questa impostazione, eravamo pronti a votare per il Mattarellum, e lì c'è stato un gravissimo errore del PD innanzitutto e anche del nuovo centrodestra, che hanno preso tempo, non siamo riusciti a votare manco un ordine del giorno. Da qui bisogna ripartire. Io credo che l'accelerazione sia molto positiva, quella che c'è stata in queste ultime giornate, purché si abbia chiaro che non è un'accelerazione verso le elezioni, ma è un'accelerazione, come viene detto in pubblico, è un'accelerazione di un treno, me la lasci dire così, che ha almeno tre vagoni: la legge elettorale, le riforme costituzionali, cioè via il bicameralismo perfetto, revisione del titolo quinto, e il governo Letta, che deve continuare a governare in una fase in cui abbiamo qualche tenue ma vero segnale di miglioramento della situazione economica, e che sarebbe sbagliato ributtare nel calderone di elezioni fatte magari con una nuova legge elettorale, ma rilasciando nel limbo queste due riforme, bicameralismo perfetto e titolo quinto, che è una cosa meno, come dire, meno facile da comunicare ma più strutturale per il paese, no? Di distribuire bene i poteri tra le regioni e lo Stato centrale, perché in questi anni dopo la ed riforma, evitare, lo dico più semplicemente, la litigiosità infernale tra Stato e regioni, che insomma, esatto, crea dei, quindi al di là del fatto che nel semestre europeo non è vietato votare, ma ha ragione Russo, insomma la Grecia, è vero come dice Napoli, che ha votato due volte nel giro di pochi mesi, ma ha preso adesso la presidenza, il semestre di presidenza europeo, ed escludo che tenderanno a dare l'immagine che non riescono manco a portarlo a termine. Quindi al di là di queste cose, per noi è centrale questa cosa, cioè si fa la legge elettorale accelerando, ovviamente si sceglierà un compromesso, noi siamo contro le preferenze, la posizione di Scelta Civica è sempre stata fin dall'inizio quella dei collegi uninominali, noi proporremo dentro questa cornice, questo schema di legge elettorale così come è previsto, proporremo i collegi uninominali, se poi non si riesce... Siete pronti comunque a votarla la a legge? A votare i collegi plurinominali, come diceva Russo, c'è un punto che mi sembra davvero difficilmente superabile, cioè quello che il 35% di soglia per avere un premio di maggioranza del 53-55 è basso, quindi va in alzata. Porremo anche questo tema, così come le soglie dentro e fuori la coalizione probabilmente vanno abbassate, secondo me, perché altrimenti se tu hai una soglia troppo alta dentro la coalizione, il premio di maggioranza se lo intasca solo il partito, e anche questo pone problemi di costituzionalità. Però la legge elettorale bisogna farla, l'accelerazione è straordinariamente positiva, bisogna farla bene, quindi non è una questione di correre, non stiamo correndo i 100 metri, stiamo correndo almeno i 1500, quindi ci diamo qualche giorno in più, ma leghiamo le tre cose.
legge elettorale, sì, riforme costituzionali e sostegno leale al governo Letta. Forza Italia farà l'opposizione al governo, sì, Letta, ma c'è modo e modo anche di fare l'opposizione. Insomma, un conto è votare contro, proporre, fare proposte alternative, un conto è fare ostruzionismi o cose di questo tipo. Questo è un disegno che, a nostro avviso, è nell'interesse dell'Italia e consentirà a tutti di presentarsi la prossima volta agli elettori avendo alle spalle non un fallimento, ma una stagione che ha prodotto riforme importanti. Sì, c'ho un minuto alla pubblicità, allora vado da Angela Azzaro, vice direttore degli altri, per chiederle, magari poi dopo la pubblicità facciamo la domanda e poi mi rispondi dopo la pubblicità, per chiederti questo, diciamo che Della Vedova è stato chiaro, no? Ha detto noi faremo la nostra battaglia politica, per esempio, sui collegi uninominali, però poi alla fine se l'accordo diciamo è su altro e non riusciamo a imporre questa nostra idea, voteremo comunque perché bisogna votare questa nuova legge elettorale. E questa è una posizione, insomma, netta, mi pare chiara. Però c'è, ti chiedo, qual è lo schieramento o chi sono quelli che vogliono mantenere lo status quo e diciamo dietro la richiesta di preferenze piuttosto che altre richieste vorrebbero che, insomma, questo tentativo naufragasse? C'è e chi sono secondo te? Ce lo dici dopo la pubblicità. Allora, andiamo da Angela Azzaro, però forse insomma la domanda la rifacciamo per chi, sì, magari adesso non la ricordo neanche io, la TV e si è ha incrociato Omnibus. Allora, chi è contro lo status quo secondo te? Chi sono i nemici, diciamo, veri, dichiarati o meno, di questa riforma elettorale? Io credo che ci sia un motivo tattico, cioè di chi non vuole che si faccia la legge elettorale per non andare al voto, qui di chi vuol mantenere in vita questo governo. Non tutti, chiaro, perché appunto la posizione prima della Vedova non era di questo tipo, ma c'è chi, anche se non lo dice esplicitamente, spera che la legge non si faccia perché chiaramente evocherebbe immediatamente le elezioni. Quindi c'è un motivo, diciamo. Secondo me non sono compatibili le due cose, come peraltro lo stesso Renzi dice. Cioè non è compatibile fare la legge elettorale nel frattempo le altre riforme importanti. Questo dà respiro, no, al, certo, governo. Certo che è compatibilissimo, però crea un precedente molto forte. Quindi è chiaro, se c'è la legge e si crea un problema politico è molto più facile andare alle, sì, elezioni. Oggi non si può andare alle elezioni perché nessuno dice con questa legge elettorale possiamo andare a votare perché si ricreerebbe una situazione di ingovernabilità. Quindi c'è un motivo tattico. Quindi di larghe intese. E poi c'è un motivo, diciamo, più legato al merito della legge elettorale. Giusto, questa è una legge elettorale che appunto tende a polarizzare le forze politiche, quindi tutte quelle forze politiche che non sono dentro i due poli chiaramente sono preoccupate del loro futuro, di quello che le aspetta. Quindi c'è anche una questione di merito. Io da questo punto di vista vorrei dire una cosa, cioè la fretta auspicata, che io capisco perché appunto sono 20 anni che si deve fare la legge elettorale, sono due governi che si dice la legge elettorale è la priorità e non si riesce a fare. Però sulla tempistica Renzi si sta giocando, come dire, la faccia. Renzi poi si sta, e quindi vabbè, ma questo riguarda Renzi, non riguarda gli italiani, diciamo. Cioè, io vorrei che questa legge elettorale venisse fatta bene e credo che come me lo vogliano la maggior parte degli italiani. Sì, questo deve essere fatta bene, per molti suona i renziani in testa come stanno facendo Melina. Però non può essere così, non può essere che il Parlamento, che è il luogo deputato a discutere la legge elettorale, venga esautorato in nome di questa celerità. Cioè è giusto essere veloce, è giusto farlo, ma è anche giusto che si discuta nel merito. Appunto, come diceva l'onorevole Russo prima, questa nell'architettura istituzionale è un passaggio fondamentale e quindi è fondamentale che tutto venga fatto in maniera oculata e che risponda anche alle esigenze. Sono due le esigenze, quella che è appunto la cosiddetta governabilità, ma è anche quello che i cittadini chiedono, che è la rappresentanza, cioè che il loro voto conti davvero nel momento in cui vanno alle urne. Cioè il rischio anche di questa architettura che si sta pensando è che io voto e poi quel voto dove finisce? Cioè
Oggi c'è un'interessantissima così sondaggio di Pagnoncelli sul Corriere. Infatti io vedi, ho aperto sulla pagina del Corriere della Sera, vediamo solo il titolo per semplicità. Gli italiani approvano la legge elettorale, la maggioranza vuole due grandi partiti. Solo il 19% per il proporzionale, a sinistra poi vince il sì al patto con Berlusconi, insomma, quindi c'è un superamento forse. Questa sono i dati più evidenti, sì. Poi è chiaro che Pagnoncelli spiega bene che la maggioranza vuole i due poli all'interno dei due poli, cioè chi vota Forza Italia e vota PD vuole questa struttura, sì. questa costruzione istituzionale. Diverso invece sono, per esempio, già se andiamo al Movimento 5 Stelle, è diviso tra chi vuole un sistema proporzionale e chi vuole un sistema maggioritario, e comunque quasi la maggior parte degli italiani vuole mettere insieme le due cose, cioè un sistema che garantisca la governabilità e comunque la rappresentanza. Quindi sono temi serissimi che secondo me vanno affrontati nel luogo giusto, che è il Parlamento. Quindi quando questi fastidi di Renzi, che giustamente vuole fare la legge elettorale, però vanno equilibrati con quello che è il ruolo del Parlamento, cioè il ruolo che è quello di discutere, vagliare le cose e fare la proposta migliore. Certo, un'altra cosa è se Letta non vuol fare la legge elettorale, non per motivi di merito, non perché davvero è preoccupato del merito della legge, ma perché ha altri interessi, oppure diventa uno scontro fra i due, come oggi leggiamo appunto su tutti i giornali, io faccio la legge elettorale, noi io faccio il conflitto di interessi, io faccio una contrapposizione di leggi in nome non davvero delle riforme che il paese interessi chiede, personali, magari non strettamente personali, non personali ma di schieramento politico, sì. Quindi questo è il rischio che vedo. La cosa più importante è che da questo rischio riusciamo a sottrarre la legge elettorale davvero a farla nel modo migliore possibile, proprio perché, come abbiamo detto, in tutti questi anni è pesato molto il fatto di andare alle urne e poi non riuscire a fare un governo che esprimesse il voto. Quindi è fondamentale riuscire a fare questo passaggio, ma da quel punto di vista è normale che si discuta. Cioè io non trovo scandaloso che per 3 ore si stia chiusi nella Commissione Affari Costituzionali a parlare di collegio, di liste bloccate. Anzi, mi sembra molto serio e importante che si faccia. No, mi preoccuperei del contrario. Si parlava solo di adottare il testo base, gli emendamenti devono li vedremo, li conosceremo, c'è ancora tempo, no? No, voglio tornare dal senatore Russo, che ovviamente credo abbia delle repliche da fare, ma voglio chiedergli questo, perché poi torniamo al discorso preferenze. Allora, per alcuni le preferenze, insomma, sono peggio del diavolo, per altri però, e questo è un po' quello che la percezione che c'è forse nell'opinione pubblica, per altri sono salvifiche, cioè l'unico modo per riavvicinare il cittadino alla politica, no? Dicono quelli che sostengono fortemente le preferenze. Ma siamo così sicuri che poi gli italiani pensano questo? Beh, di cosa pensano gli italiani è complicato. Sì, è passata un po' questa linea, no? Mi ha colpito appunto, si ricordava che la maggioranza, anche se non una grande maggioranza, ma la maggioranza sembra approvare l'Italicum, questo modello elettorale che viene proposto. Parafrasando Napoli, verrebbe da chiedere quanti italiani sanno esattamente di cosa si tratti quando si parla di questo modello. Io credo che gli italiani semplicemente vogliano che presto si faccia una legge elettorale. Quello che dicevo io prima, insomma, noi abbiamo il dovere di fare presto, ma anche di fare bene, come sentivo dire adesso. Ci sono dei momenti tecnici per cui se la legge si fa male, poi gli effetti si pagano sulla tenuta del sistema politico, sull'efficacia dei governi, sul fatto che ogni 6 mesi poi si debba tornare a votare, che i premier siano deboli e così via. Quindi chiedo di aver pazienza, perché insomma nelle commissioni è opportuno e giusto che si lavori, insomma, no? Se no dovremmo lamentarci che i parlamentari questo non fanno. Però devo una risposta a Napoli, mi collego anche alle cose che mi chiedeva. A Napoli dico che non si può votare nel semestre, certo si può tecnicamente, ma votare nel semestre europeo significa confermare
il fatto che gli italiani, la classe politica italiana in particolare, ma anche l'opinione pubblica italiana, è completamente scollegata dall'Europa, dal resto del mondo. Siamo molto provinciali da questo punto di vista, perché faremmo una figuraccia straordinaria nel momento in cui capita ogni 10 anni e più, spetta all'Italia di guidare le sorti dell'Europa e proporre, Letta sta lavorando bene, la credibilità del governo Letta è uno dei punti di forza del nostro paese oggi in Europa, nonostante le difficoltà interne che possiamo vedere. Ecco, Letta sta provando a spiegare ai partner europei che serve un'Europa più solidale, in cui superare i vincoli di bilancio che ci hanno strozzato la Grecia in particolare, ma anche il bilancio pubblico italiano, e serve in Europa trovare insieme la forza di fare degli investimenti che fanno ripartire l'economia, perché solo in Europa si muovono le grandi leve che possono cambiare lo scenario economico anche delle nostre vite quotidiane. C'è un secondo motivo per cui non si può votare nel semestre europeo, e lo dico con molta franchezza. Noi la legge elettorale dobbiamo farla presto, Renzi ha detto bene, dobbiamo farla entro le elezioni europee, perché dobbiamo presentarci ai nostri elettori dimostrando che abbiamo cambiato l'inerzia della politica e che siamo capaci finalmente di fare le cose. Però non basta fare la legge elettorale, noi abbiamo accanto la proposta di superare l'attuale modello istituzionale. Io sono un senatore, ma dico con molta tranquillità che lavorerò perché si superi questo modello di Senato, perché si superi il modello di bicameralismo perfetto, paritario che oggi abbiamo. E perché anche con questa legge, se la facessimo brevemente, si tornasse a votare, rischieremmo in maniera straordinaria di avere due maggioranze diverse nelle due Camere e di nuovo avremmo la difficoltà a governare e l'ipotesi di larghe intese. Quindi il 2014, mettiamoci il cuore in pace, io lo chiedo a tutti gli attori, lavoriamo per quello che gli italiani ci chiedono, facciamo le riforme istituzionali, facciamo ripartire l'economia, così come veniva ricordato prima dal collega Dalla Vedova, alcuni segnali incoraggianti ci dicono, questi primi mesi difficili del governo Letta stanno producendo una ripartenza che si vede dai dati della produzione industriale, da alcuni segnali, lo spread è sotto controllo, quindi continuiamo, portiamo a casa la messa in sicurezza del sistema e facciamo tutte le riforme, perché chi avesse la tentazione di fare una legge elettorale per portare il paese al voto giocherebbe con i destini italiani. Chiudo soltanto sul dato delle preferenze. Guardi, il premier Letta, voglio sottolinearlo, non ha parlato di preferenze. Sì, ha sì, detto sì. Semplicemente e ha ricordato che noi ci battiamo da sempre affinché, ricordo a Osvaldo Napoli, che il Partito Democratico non ha votato il Porcellum. Quella è una responsabilità del centrodestra. Non abbiamo nulla a che fare. Abbiamo dovuto votare negli ultimi anni, ma abbiamo sempre detto che siamo sempre in un stati in Parlamento russo. propositori di una legge diversa. Però il premier Letta ha detto semplicemente restituiamo una modalità che dia ai cittadini. Ce ne sono molte tecnicamente, ci sono i collegi più piccoli, i collegi uninominali del Mattarellum, ci sono altre modalità. Ecco, io non vorrei, diciamo tranquillamente, Verdini e Berlusconi preferiscono un modello in cui le liste possono farle loro, in cui i parlamentari vengono decisi dall'alto. La proposta del Partito Democratico, di tutto il Partito Democratico, è sicuramente diversa. Sì. Posso un attimo, Pancani? Prego, prego, una breve replica perché così poi andiamo avanti, anche perché non possiamo incagliarci solo sulla legge elettorale. Una replica velocissima, come mia abitudine. Beh, ricordo al senatore Russo che in tutti i casi nelle ultime elezioni è sufficiente capire perché in Parlamento oggi ci sono delle grosse difficoltà con i franchi eventuali franchi tiratori, l'abbiamo vista nelle elezioni del candidato alla Presidenza della Repubblica su Prodi, da parte che sono stati messi in lista l'80% di Bersagnani e che quindi ci troviamo in questo momento, l'ha detto mi pare la Schianchi prima, in una condizione dove nel Partito Democratico l'80% dei parlamentari sono di estrazione bersagnane e non renziana e questo mi pare estremamente chiaro. Quindi è stato dimostrato. Quindi voglio dire, il problema delle preferenze e non preferenze è anche il problema per quanto riguarda l'Europa e la credibilità russo. Io che questo governo abbia grande credibilità all'estero, io ho dei profondi dubbi. Mi chiedo scusa, è sufficiente capire i bacchettamenti che continuamente ci arrivano dall'Europa, è sufficiente capire anche la situazione, e faccio soltanto un esempio, sono passati 2 anni sui Marò in India, se questa è credibilità, che Dio me ne scampi e liberi, potrei andare avanti. Diciamo ecco, quindi intendo dire, io credo che nel partito il problema
non è nostro. E il problema del semestre non l'ha tirato fuori Forza Italia, ma anche su questo l'ha tirato fuori il vostro segretario, che è il maggior partito di questa maggioranza. Quindi il problema non deve rivolgersi solo a noi, deve chiedersi perché Renzi ha detto che non è obbligatorio non fare le elezioni durante quel semestre. Quindi ognuno si guarda in casa sua. Quindi, ripeto, Forza Italia non ha mai detto quello. Per quanto riguarda le preferenze, io chiedo molte scuse, ripeto, non cambia letteralmente nulla rispetto al piccolo collegio. Della Vedova giustamente dice: io vorrei un Mattarellum come quella del 2001. Ha una sua visuale, ha una sua possibilità, certamente, perché negarlo? Però mi pare che la legge elettorale di oggi, certo, non esiste legge elettorale che possiamo accontentare tutti e che vada bene a tutti. Sfido chiunque di voi, a quest'ora credo che qualsiasi governo l'avrebbe già fatta. Quindi le giuste mediazioni ci vogliono, ma io credo che la base che Renzi e Berlusconi, stravolgendo un meccanismo politico di anti-berlusconismo che durava ormai da lunghi e da troppi anni, credo che sia una base molto forte di discussione e con i tempi giusti anche di approvazione. Ricordiamoci che le regioni e l'Europa sono eletti in maniera diversa, perché nelle varie regioni c'è il listino bloccato e c'è la preferenza. In Europa si va col proporzionale puro a secondo dei collegi, con tre preferenze o con due. Quindi ascoltate, un traguardo prima o poi arriva al 25 di maggio, anche in termine proporzionale, la forza dei singoli partiti verrà messa in chiaro. Quello sarà un traguardo estremamente importante per capire anche nel nostro paese quali sono le forze delle singole, dei singoli partiti. Ah, non c'è dubbio che le elezioni europee saranno una bella cartina di tornasole rispetto a tutte le novità politiche di questi ultimi mesi. Che c'era della Vedova? No, voglio dire che la cosa che ha detto Renzi sul semestre europeo, io la prendo per quel che è, cioè... Ha detto una cosa vera, cioè che tecnicamente un si po' può la palissiana dice non c'è nessun impedimento tecnico, ma che sarebbe sbagliato farlo. E siccome non penso che lui abbia retropensieri, dica una cosa per dirne un'altra, ha detto una cosa ovvia. E ha fatto bene a dirlo, sgombrando il campo da qualsiasi eccesso di difesa. C'è il semestre europeo, quindi si blocca tutto. No, c'è il semestre europeo, è una ragione in più per continuare a fare le cose bene. Ma non stiamo dando una valenza troppo importante a questo semestre europeo, no, il semestre europeo a guida italiana? Guarda, cioè, poi il semestre, chi conosce le vicende europee sa che i semestri di presidenza europee in questa nuova fase valgono un po' meno di quanto valessero prima, eccetera. Ma sono comunque un momento cruciale anche per dimostrare forza e leadership dentro l'Europa da parte di uno dei più grandi paesi dell'Europa, uno dei più grandi paesi anche dal punto di vista economico dell'area euro, quindi sarebbe ridicolo se non riusciamo a portare avanti il semestre europeo. Poi se succede lo faremo, ma rendiamoci conto che sarebbe ridicolo, perché il destino dell'Italia si gioca, è inutile dire l'Europa, tutta colpa dell'Europa, tutta colpa del 3%, tutta colpa della Merkel, che non è vero, ma è chiaro che il destino dell'Italia si gioca in Europa. E giocare il destino dell'Italia in Europa significa partecipare con il peso economico, con il peso demografico e con l'autorevolezza alle decisioni che si prendono in Europa. Con il peso del nostro debito, mi verrebbe da aggiungere, in senso negoziale. No, con la remora, con la remora del nostro debito. Sì, con la remora. E il fatto che negli ultimi due anni la percezione, l'autorevolezza dell'Italia in Europa sia drasticamente risalita, e ci fermiamo qua, diciamo dal novembre 2011 a oggi, poco più di due anni, con Monti e poi con Letta, è una cosa, è un patrimonio da tutelare nell'interesse degli italiani che vivono in un paese con un elevatissimo debito, che fortunatamente negli ultimi due anni ha cominciato a costare il debito in interessi molto meno di quanto costava prima. È un patrimonio da tutelare e quindi è chiaro che sarebbe un grave errore, ma ripeto, il problema non è semestre europeo o no, il problema è che oggi abbiamo un'occasione, abbiamo ritrovato, come Napolitano ci aveva chiesto il primo giorno del suo secondo mandato, in quell'intervento straordinario che fece alle Camere dopo la sua rielezione,
il mandato era riforme, riforme, riforme sì. da fare insieme. Abbiamo ritrovato, io questo credo che, nonostante tutto, eccetera, eccetera, credo che questo sia un patrimonio importante per l'Italia. Abbiamo ritrovato, dopo 2 o 3 mesi di buco, una consonanza tra le grandi principali forze politiche sul fatto che le riforme si fanno assieme. Ok, questo è un patrimonio da mettere a frutto, facendo la legge elettorale, ma anche intervenendo non sulla riforma della Costituzione, ma sulle quelle 2 o 3 cose che sono fondamentali, è stato detto anche prima, il bicameralismo. Io spero che l'ultima volta che usiamo il bicameralismo perfetto sulla legge elettorale lo usiamo bene, per cui acceleriamo alla Camera, non facciamoci la testa se il Senato interverrà, perché nel frattempo magari si fa qualche riflessione in più, lo modificheremo, lo rimanderemo alla Camera velocemente, ma ciascuno facendo il suo mestiere. E poi anche il governo, cioè sarebbe assurdo che in questo trittico, no? Sì. Legge elettorale, riforme costituzionali, lasciassimo fuori il governo. Abbiamo un buon governo che è in grado di ripartire. Io penso che Letta abbia... Che deve fare però, come dire, un sostanzioso pit stop, mi verrebbe da dire. Assolutamente, no? Sì, ma non per ragioni metafisiche, no. Perché Letta ha governato con 2 ipoteche politiche forti. Da una parte la vicenda... diversissime tra la di loro. La decadenza di Berlusconi. Da una parte la vicenda di Berlusconi e dall'altra parte la vicenda del congresso. Sì. Il PD, sono 2 cose che non c'entrano niente, ovviamente. Diversissime, però, 2 machine, ma entrambe, diciamo, erano sì. 2 remore... Sì. E chi stava in Parlamento lo sapeva, lo sa benissimo. Oggi io mi auguro che Letta acceleri anche lui rispetto al pit stop, se vuole chiamarlo sì, così. No, c'è così, un punto vero. A capo, ripartenza. Ma ci vuole un rimpasto? Questo non lo so, lo deciderà lui col capo dello Stato. Serve una definizione di un programma. Vabbè, voi avete chiesto però una miglior rappresentanza. Da luglio. Sì, la chiedete da tempo del vostro. Credo che sia utile, ma lo vedrà Letta col Presidente della Repubblica, anche un aggiornamento. Ma questo succede in tutti i paesi, da quelli presidenzialisti sì, sì, come ma l'America. Ci sia scandalo a un certo questo, punto fai anche qualche cambiamento alla sì. squadra, insomma, se sei un bravo allenatore non hai problemi. Sì. E chi è da cambiare però? Questo adesso non lo chiede a me. Beh, non incalza giustamente. Io le dico quello che per me... Va direttamente al problema vero. Andiamo beh, ancora no, del no, problema. Credo, un problema vero lo vedrà chi di dovere. Per noi, Scelta Civica, diciamolo, a luglio abbiamo mandato il primo studio sì. sul patto di coalizione. L'abbiamo riaggiornato, gliel'abbiamo rimandato. Per noi le priorità sono... le riforme da mettere al centro dell'attività di governo, a partire dal lavoro, che non si crea per decreto, ma buone regole sul mercato del lavoro servono, come si vede anche in tanti altri paesi, liberalizzazioni e privatizzazioni, qualcosa si sta muovendo ed è positivo e spero che non cada il governo anche per questo, posto che le privatizzazioni che insomma, a partire ripartito dalle poste da ieri, sì. vanno fatte bene, a partire dalle poste vanno fatte bene, quindi una revisione del fisco, tutto questo disastro sull'IMU che nasce sì. da questa cosa assurda per cui il governo Letta è partito con una terza ipoteca. Che l'unica cosa che era certo da fare era togliere l'IMU per il 2013 sì. con tutti i pasticci che ne sono conseguiti. Quindi non voglio eludere la domanda chi cambiare o non cambiare. Questo lo decide il Presidente del Consiglio e non è che ci abbia... consigli da dargli. Sì. Sicuramente quello che noi chiediamo è che la ripartenza abbia una base di precisa, individuabile, trasmettibile, raccontabile agli italiani di priorità sulle riforme. Sì. E poi nessuno scandalo se il Presidente del Consiglio col Presidente della Repubblica decidesse di aggiornare no, la squadra. Posso dire una cosa? Cioè, il problema della ripartenza, no? Che credo che sia reale, però continua a essere legata a dei nomi, no? Il problema del rimpasto, quindi continua a essere una cosa astratta. Il problema è la per ripartenza me è più legata di... alle riforme, il no, jobs, riforme o... come sì. lo... jobs al plurale, no, come lo chiama Renzi, o il Job Act, come lo chiamiamo noi, no, io lo scriviamo credo però e lo facciamo. Che il problema del governo è legato a quello che fa o non fa, cioè l'idea esatto. di paese che riesce brava. A comunicare. Certo, in questo momento il problema di Letta è che non riesce a comunicare che idea ha del paese, ma non è solo il problema dell'IMU, è in generale... E non è il problema solo delle riforme, ma è la condizione economica del paese. Cioè, se l'unica idea che si riesce ad avere è quella di
mettere in vendita come dire, i gioielli dello Stato. È chiaro che esiste un problema, cioè io non vedo una visione che possa davvero salvare l'Italia. Allora anche quel punto, il problema della presidenza europea dell'Italia è legata a questo, cioè che cosa vogliamo fare sia in Europa che rispetto a quella che è una crisi economica che obiettivamente continua. Adesso uno può esultare, può dire stiamo uscendo dalla crisi, in realtà la crisi c'è, i dati rispetto alla condizione delle persone sono comunque allarmanti. Allora il problema è che cosa proponi rispetto a questo, su quello si va fatto la ripartenza del governo o eventualmente decidere se andare alle elezioni. Su questa ha ragione chi, stando all'opposizione, dice su questo il governo Letta non... La domanda che ti faccio, diciamo, un attimo solo, anche perché dobbiamo mandare la pubblicità, quindi capita sempre Angela Zaro pre-pubblicità, no. Ma la domanda è, stante la situazione politica che della vedova ci ha riassunto benissimo, no, con queste due macigni, decadenza e congresso del Partito Democratico, rispetto a chi critica l'azione del governo, cioè lì è più colpa del Presidente del Consiglio, come un po' diciamo tu dicevi, cioè la mancanza di coraggio di avere visione, di fare cose, o dell'assetto politico dato, per cui forse più di quello in quella difficilissima situazione non si poteva fare. Cioè, io credo che una combinazione delle due cose, una di assetto ma anche una di una mancanza di visione, cioè le due cose che si combinano, non credo neanche che l'unico responsabile eletto, appunto, non credo mai che il colpevole sia solo uno, quindi è chiaro che si è creata una situazione che nasce da lontano, nasce dagli ultimi due governi che ci siamo trascinati, e quindi è vero che il problema di come pensi di governare... Non mi dica che stavamo meglio prima degli ultimi due governi, per sarebbe una notizia. C'è chi lo sostiene dal punto di dati economici, c'è chi meglio con Berlusconi. Stavamo meglio con Berlusconi e poi sempre, con Monti la domanda era questa rispetto ai dati, diciamo, a tutti i dati fondamentali. Riprendiamo dopo la pubblicità, sentiamo Napoli, sentiamo anche il senatore Russo. Allora scalpitava, per così dire, Osvaldo Napoli, allora sentiamolo. Aspetta un attimo. Ma no, guardi, mi permetta. Sì, prego. Mi permetta, Pancari, devo dire la verità che potrei prendere il 90% di quello che ha detto Zaro ed approvarla. Io però voglio anche ricordare alcuni aspetti, dare a Cesare quel che è di Cesare. Quella riforma del titolo quinto e della vedova, e sicuramente anche Russo ricorderanno molto bene, in parte era stata proposta dall'allora governo di centrodestra nel 2006, proponendo la diminuzione dei parlamentari e il Senato, portandolo al Senato delle autonomie, proposte poi bocciate in un referendum. Certamente, lo dico io, in un aspetto molto più globale, però portato e bocciato e richiesto, poi hanno vinto certamente, il Partito Democratico ha fatto la parte del leone contro quelle proposte, fra cui quelle proposte. Quindi la proposta di diminuzione dei parlamentari e del Senato delle autonomie è avvenuto attraverso il governo di centrodestra. Poi permettetemi la parola ripartenza. La parola ripartenza in politica significa che c'è qualcosa che in precedenza non è andato bene, perché se no non c'era bisogno, non c'è bisogno di ripartire. Ma non vi sono dubbi che c'è bisogno di ripartire, ma non tanto sui nomi. C'è bisogno di ripartire di un governo che ha fatto in tutto questo anno della retromarcia il suo vivere quotidiano. Ma come possiamo non ricordare il pasticcio detto da Renzi sull'IMU, che ancora oggi la gente ha dovuto andare a pagare, facendo la figura di un paese da terzo mondo, altro che Europa, mettendosi in coda di 200-300 metri fuori dagli uffici per capire com'era da pagare? Come possiamo non ricordare che lo stesso Presidente della Repubblica, purché si riconosca che l'errore è stato fatto all'inizio, scusa un attimo, Benedetto,
Scusa, non interrompo, scusa, questo dell'IMU. Secondo, come non possiamo non ricordare che lo stesso Presidente della Repubblica, che non si può dire certamente contrario a questo governo, ha dovuto bloccare la legge di stabilità, fra virgolette, sul problema delle marchette. Come non possiamo non ricordare che il governo ha dovuto fare retromarcia perché voleva togliere via 100-150 euro al mese ai professori, agli insegnanti. Allora vengo a dire, sono tutte cose che certamente prospettano un fallimento di questo anno, di questo governo, e Lazzaro l'ha prospettato in maniera molto corretta. Lo dico a Benedetto Della Vedova, con cui ho un ottimo rapporto, ma non ricordiamo che il debito pubblico è aumentato di 100 miliardi, che continua ad aumentare, e non si può dire che sia colpa di Berlusconi, perché ormai è passato troppo tempo, e che quindi c'è una situazione economica. È sufficiente, lo dico, ma andate a leggere i giornali di oggi, ma sapete cosa costa al mondo commerciale la cosiddetta Tari, la tassa sui rifiuti? Anche lì ci sarebbe da ridere. Bene, a secondo delle tipologie, del tipo di negozio, passiamo ad aumenti del 300-350%, ma lo sapete che ci saranno il 20-30% delle attività commerciali che andranno a chiudere? Ecco, ma aggiungo, ma permettetemi, io lo dico anche questo a Benedetto Della Vedova, con cui siamo stati vicino allora si era fatto, l'IMU significava imposta municipale unificata e raggruppava 12 tasse che i comuni dovevano fare. Poi l'abbiamo cambiata, l'abbiamo modificata dicendo che era la tassa sulle case. Oggi siamo passati Trise, Tari, Tasi, Tarsu, chi più ne ha più ne metta. Siamo passati poi siamo passati a IUG, che significa imposta unificata comunale, che, con tutto il rispetto a Pancani, non è nient'altro che l'imposta municipale unificata. Solo che allora il nostro intendimento era quello di unire le tasse. Qua invece si è continuato a separarle, ma quello che più è, ad aumentarle all'ennesima potenza. Sì, perché la sensazione è che bisogna fare cassa da tutte le parti, questo è evidente. Oh, mi pare che Lazzaro abbia detto bene, contrariamente a Della Vedova, e mi dispiace, ognuno giustamente, nella maniera più corretta possibile, ha posizioni diverse. Col governo Monti, con questo governo, si è portato soltanto a fare cassa, perché se no non si poteva andare avanti. Però alla fine vediamo qual è la situazione economica delle nostre famiglie, che è esattamente fallimentare. Una volta si diceva che si arrivava all'ultima settimana del mese. No, guardate, andate nei supermercati, io ci vado, come ci vanno anche altri, ci mancherebbe, anche qua con profondo rispetto, ma dal 15 del mese in poi c'è il tracollo, perché la gente non riesce più a arrivare, ripeto, a vivere in una maniera normale. Abbiamo dato troppe tasse, bisogna pensare anche nelle vendite, Benedetto, anche nelle vendite delle poste e il resto. Certamente noi siamo per il mondo privatistico in buona parte, quindi è bene quello. Attenzione a non svendere, perché quelli sono patrimoni pubblici che danno una resa, non sono società. Adesso un attimo Napoli, che adesso magari una parola su questo ripartenza di privatizzazioni ci andiamo, ma voglio tornare dal senatore Russo, perché gli voglio chiedere un po' di cose su questa disfida continua tra Renzi e Letta. Addirittura Repubblica oggi scrive alla resa dei conti, no? Però diciamo delle cose, intanto non si sa chi si fida di chi, no? Perché a dispetto delle dichiarazioni pubbliche sia di Renzi che di Letta, resta sullo sfondo questo dubbio, ma si fideranno l'uno dell'altro? E questo è comunque un discorso. Ma per esempio poi ci sono delle cose concrete, pochi giorni fa Letta aveva fatto sapere che voleva dare un'accelerata forte, no, all'impegno 2014, a questo patto di coalizione, per arrivare la settimana prossima a Bruxelles con qualcosa di scritto nero su bianco degli impegni. Però Renzi, è successo per bocca, diciamo, di una delle componenti della segreteria Renzi, Marianna Madia, ha detto non se ne parla proprio, il Partito Democratico farà una segreteria e una direzione quest'altra settimana e lì capiremo cosa ci va nel patto. Il discorso poi di fidarsi o non fidarsi resta sullo sfondo. La verità è che forse l'agenda la stia dettando Renzi in questo momento, o no, senatore Russo? Ma io so che giornalisticamente piace molto questo testa a testa. Guardi, io l'altro giorno a un collega giornalista ho fatto un parallelismo un po' classico, insomma, con Coppi e Bartali.
Io credo che se vogliamo un po' raccontare, non come lo fa Osvaldo Napoli, insomma, quello che è successo veramente, ricordo Osvaldo Napoli che ha supportato questo governo, ma soprattutto che ha governato per 15 degli ultimi 20 anni, quindi che scopre adesso i problemi dell'Italia. No, Russo, 10 anni, vai a vedere. Abbiamo governato al 50%, tutte e due. Fammi parlare. Comunque, stavo dicendo, oggettivamente, veniva ricordato prima, Letta ha governato ormai negli ultimi 10 mesi con un fardello abbastanza complicato da gestire e, diciamo così, usando un'immagine ciclistica, ha tirato il gruppo in salita un po' da solo. Oggi tutti noi siamo assolutamente contenti che gli si sia affiancato e la foto del cambio di borraccia tra Coppi e Bartali, in cui tra l'altro non si capisce chi la passa a chi. Mi pare una bella immagine tra i due. Oggi il PD mette in campo due leader che a modo diverso e con anche caratteristiche assolutamente originali, però possono insieme tirare la volata di un paese che è ancora in salita, perché i problemi non sono risolti, perché questo governo sta cercando di mettere una pezza sulle situazioni sociali più disagiate. L'abbiamo fatto con delle importanti scelte sul sussidi alla povertà che cresce, che rischia di crescere nei bambini, nelle famiglie di questo paese, e poi si sta cercando di aiutare le imprese a ricominciare a correre a partire da una sburocratizzazione, a partire dal rilancio di agenda digitale, per portare il nostro paese in quell'Europa che è la casa in cui tutti noi possiamo giocarci una partita importante di sviluppo. Cosa fa il governo oggi rispetto all'iniziativa di Renzi, che oggettivamente ha mosso le acque in modo positivo nelle ultime settimane? Beh, io so per certo che è da dicembre, dalle vacanze di Natale, che lo staff del Presidente del Consiglio sta lavorando sul rilancio dell'azione programmatica del governo. In queste settimane lo ha fatto in silenzio, mentre la ribalta era lasciata legittimamente, insomma, allo sforzo del Partito Democratico, la nuova segreteria, per sbloccare la situazione istituzionale che, come dire, non risolve i problemi dell'Italia, ma dà il segnale che gli italiani aspettano, cioè che stiamo cambiando le cose. Adesso viene il momento, Letta negli ultimi giorni, intervenendo in maniera più precisa nel dibattito pubblico, l'ha ricordato. Il governo è pronto, ci sono alcuni punti importanti per rilanciare il programma che tutti ci siamo dati, perché insomma gli obiettivi sono quelli che dicevo, insomma, in qualche maniera noi dobbiamo in questo paese far correre di nuovo le energie positive degli imprenditori piccoli e grandi, che permetteranno di recuperare, insomma, il posto che l'Italia ha, e le potenzialità ci sono, insomma, ci sono, per chi gira l'Italia, tanti giovani imprenditori e meno giovani che questo entusiasmo c'è ancora, chiedono semplicemente di avere meno burocrazia, di avere più accompagnamento all'estero, di avere un buon trasferimento di tecnologie per competere alla pari con i colossi internazionali. Beh, adesso io dico è possibilmente meno tasse quando potremo farlo, perché è chiaro che la coperta è cortissima e togliere le tasse oggi significa togliere assistenza sanitaria. Insomma, gli italiani lo sanno, insomma, al di là della polemica che viene fatta. E cosa ci si aspetta adesso? Appunto che i partiti offrano sul canovaccio sul quale il governo ha lavorato, offrano le loro idee e offrano anche le personalità migliori. Io lo dico con molta tranquillità, credo che alla fine Renzi sarà a fianco a Letta, perché l'ansia di cambiamento che gli italiani hanno in qualche maniera riversato sulle primarie del PD, numeri ancora straordinari in un momento di stanchezza della politica, beh, dicono che gli italiani vogliono cambiare la legge elettorale, ma vogliono che il Partito Democratico cooperi e collabori a un governo che nel 2014 le cose può farle davvero. E quindi sarebbe inspiegabile che il Partito Democratico, ma io sono convinto che sarà così, non metta a disposizione le idee migliori, dal Job Act a tante altre cose di cui abbiamo discusso in questi giorni, ha anche, se serviranno, alcune personalità in grado di testimoniare questo cambio di passo. Letta per primo lo ha chiesto a Renzi, e io credo che in pochi giorni, superato l'impasse della legge elettorale, il passo immediatamente successivo sarà quello di occuparsi in maniera più stretta del governo, perché gli italiani non capirebbero, insomma, che ci occupiamo soltanto di collegi e di percentuali oltre ai quali far scattare maggioranza non ci occupassimo. Senatore Rosso, voglio chiedere una cosa, mi rivolgo, guardo Francesca Schiacchi, perché voglio capire se ho capito bene anch'io. Cioè, lei dice, ovviamente, Renzi in questo momento ha a cuore la tempistica e, diciamo, la chiusura sulla prima cosa importante su cui si sta giocando tutto, che è la legge elettorale, poi, e questo insomma si capisce,
Una volta capito bene il timing di questo, mettiamo mano finalmente in maniera concreta al patto di governo e al, chiamiamolo, rimpasto, al restyling della squadra, non lo so, a quello, chiamiamolo come vogliamo. E lei ci sta dicendo che probabilmente se tutto si svolgesse secondo i tempi e non ci fossero intoppi terribili, Renzi potrebbe, come dire, essere disponibile a mettere alcuni dei suoi nella nuova, nel nuovo esecutivo? Cioè, la sfumatura è questa, perché questa poi è la questione dirimente. Cioè, se Renzi si sporca le mani nel nuovo governo, chiamiamolo nuovo governo, insomma. Non ci credo che sia. Va chiesto al mio segretario, ma io immagino sia conseguenziale a quello che lui ha sempre detto, insomma. Il Partito Democratico, lo ha ricordato, è oggi di gran lunga l'azionista di maggioranza assoluta di questo governo. E noi abbiamo la maggioranza assoluta dei parlamentari che sostengono il governo Letta. Senatore, è un po' difficile immaginare che noi per primi non ci facciamo carico di questo rilancio, sapendo che nel 2014, come dicevo prima, non si può andare a votare adesso perché c'è una legge proporzionale, e dopo non si può andare a votare perché non abbiamo ancora ultimato Russo, la riforma del Senato. Siccome lei è considerato un uomo vicino al presidente, sì, Letta, io volevo chiederle, Renzi, tra le varie cose che ha detto da fare nel 2014, ha messo le unioni civili. Alfano, vice premier, ha risposto: sulle unioni civili rischiamo di saltare. Ecco, allora, il Partito Democratico deve seguire il suo segretario e portare avanti l'idea delle unioni civili anche a costo di far saltare il governo? O viene prima la stabilità del governo e magari il PD deve rinunciare alle unioni civili? Beh, guardi, io credo che anche con il nuovo centrodestra su questo punto si possa trovare, togliendo da parte ogni accento ideologico, si possa trovare un punto di contatto, insomma, perché è un tema da paese civile, e credo che anche il nostro Parlamento sia in larghissima maggioranza, abbia fatto una maturazione in questo senso, quindi io credo che ci siano i margini. Dopodiché le dico onestamente che se chiediamo agli italiani quali sono le priorità, credo che ci dicano che il governo in queste settimane deve lavorare per sistemare l'economia, per dare lavoro ai giovani, per dare opportunità agli esodati e garantire la cassa integrazione di chi ne ha bisogno, insomma. Ma sono convinto che questo tema è un tema che legittimamente il PD può porre sul tavolo, ed è uno di quelli che stava in qualche modo anche nelle cose che sono dette nei mesi scorsi, insomma. Quindi non, onestamente, al di là della dialettica giornalistica, credo sia una delle cose che si possono portare a casa. Tu, Francesca Scacchi, pensi che Renzi alla fine, allora, se tutto andasse come nei piani, no? E secondo questa roadmap che si è data, potrebbe poi impegnarsi anche nel governo, però poi finirebbe il martellamento quotidiano, diciamo così, che c'è, sì, stato fino ad oggi da parte di Renzi. Sì, non lo so, insomma, lui l'ha detto in tutte le lingue, che non ne vuol sentire parlare, che a lui interessa, sì, il rimpasto, che a lui interessano le cose da farsi, che non gli interessa mettere i suoi uomini, quindi non lo so, bisognerà vedere cosa deciderà di fare il presidente Letta, bisognerà vedere se arrivano a questa firma di questo impegno 2014. Io avevo capito che si faceva entro gennaio, mi sembra aver capito che non si fa più entro gennaio. Beh, adesso ci scavalleremo in qualche modo, credo, gennaio, no? Esatto, quindi insomma non... voglio dire, l'atteggiamento anche di... Anche questo è una retromarcia. L'atteggiamento di Renzi sul governo è chiaro. Due settimane fa si è dimesso il vice ministro dell'economia, ovviamente a seguito della battuta Fassina-Chi, però Fassina in molte interviste l'ha spiegato molto bene, cioè lui ha detto: noi qui stiamo al governo, ci mettiamo la faccia, lottiamo contro una congiuntura economica sfavorevole. Tra l'altro, vorrei ricordare, questo mi sento spezzare una lancia a favore del governo quando mi si dice che questi governi, gli ultimi due governi, sono anche gli unici che hanno dovuto fare i conti col pareggio di bilancio. Cioè, sì, voglio dire, mentre i governi prima facevano debito serenamente, poi lasciavano da pagare a chi veniva dopo, questi governi si trovano a dover fare i conti con una congiuntura economica difficile e con la necessità di fare stare in ordine i conti, quindi non è un dettaglio. Pensiamo in prospettiva ai prossimi governi, che hanno anche la mannaia del fiscal compact, mi pare, no? Avranno, quindi... Insomma,
saranno cose da far tremare le vene dei polsi per chi si occuperà di conti pubblici, ma insomma questo è un altro discorso. Insomma, detto questo, che a Renzi il governo non piaccia, è evidente, appunto, Fassina diceva noi ci mettiamo la faccia e lui tira le freccette contro di noi tutti i giorni. Mi fate sentire, io voglio sentire da uno dei soci della maggioranza Scelta Civica, cioè della Vedova, se secondo lui, cioè, che cosa può succedere da questo punto di vista? Cioè, crede che poi alla fine, io seguo un po' l'onda dell'ottimismo del senatore Russo, vista letta dalla sua parte, che poi Renzi alla fine, se c'è veramente, come si dice, il foglio Excel, ha detto, no? Con gli impegni, la tempistica, cosa bisogna fare, alla fine si sporcherà le mani? Ma io mi auguro di sì. Cioè, e questo è l'augurio. Mi auguro che Italia 2014, come vogliamo chiamare, il contratto di coalizione, chiamavamo una volta, venga stipulato con dei punti precisi, realisticamente misurabili negli strumenti, nei tempi, oltre che negli obiettivi. Mi auguro anche che non ci sia un congresso permanente del PD. Il congresso è stato fatto, appunto, adesso anche noi junior partner della coalizione ci aspettiamo che il PD abbia una linea e io auspico che sia quella che ha dato Renzi nelle tre componenti, legge elettorale, riforme costituzionali e sostegno al governo. Però quello è un problema che deve risolvere il PD anche nei dettagli, anche nella legge elettorale. Poi adesso preferenze o no, i collegi li fa il governo o li fa il Parlamento, insomma se ne è discusso, ci aspettiamo che dal PD esca una posizione, così come, e qui vengo anche alla vicenda Fassina, al di là degli aspetti che non mi riguardano, dei rapporti tra di loro, è chiaro che le premesse del PD renziano sono premesse radicalmente innovatrici anche sulle politiche economiche rispetto al PD precedente, e io mi auguro che il PD renziano sostenga quindi Letta in uno sforzo di ammodernamento e di riforme economiche, virgolette, più liberal di quelle del PD pre-Renzi. Quindi, però sono ambiguità che il PD deve sciogliere. Volevo aggiungere una cosa sulla questione della TASI, TARES. Credo che Scelta Civica, tra le forze di maggioranza, abbia titolo a criticare duramente, l'abbiamo fatto anche di recente, quello che sta accadendo, cioè le 40 modifiche che sono state fatte, e a chiedere magari un time out per arrivare a una formulazione definitiva. L'ha fatto l'onorevole Zanetti, l'abbiamo fatto in tanti, ma abbiamo titolo perché noi abbiamo detto per primi, subito, evitiamo di fare questa follia nel 2013 di prendere 4 miliardi e mezzo dell'IMU della gente come me. Io sono contento, lo dico sempre, ma perché credo che gli italiani debbano capire. Sta succedendo che io non ho pagato nel 2013 l'IMU sulla mia prima casa, sono anche contento, ma penso che sarebbe stato molto meglio, noi l'abbiamo detto da subito, evitare questa follia in cui, in un clima come questo, noi abbiamo preso 4 miliardi e mezzo dell'IMU 2012, li abbiamo buttati via e affannosamente perché bisognava dare un riscontro alla propaganda elettorale di Forza Italia, del PDL, e poi abbiamo passato l'anno a rincorrere per trovare i soldi per pagare questo e per fare una cosa diversa nell'anno successivo. Quindi noi diciamo fermi tutti a questo punto, se c'è bisogno di una settimana in più arriviamo a una soluzione definitiva. Poi non stiamo più a dire di chi è la colpa per gli anni indietro, perché questo mi sembra piuttosto chiaro. E l'ultimo punto sulle unioni civili, io francamente non capisco come Alfano abbia, è vero che lui dice sempre no ai matrimoni, se fanno i matrimoni omosessuali. Stiamo parlando di unioni civili, stiamo parlando, cioè, non stiamo parlando di standard, matrimonio di uno standard minimo europeo, a cui sarebbe importante che l'Italia
si adegui. Tra l'altro, su questo tema, io registro che... Però della Vedova era la più liberal anche di Scelta Civica, mi lasci... Ma guardi, su questo tema, adesso parlo di Scelta Civica, quindi l'UDC non lo so. Ah, ma, ecco, no, perché ma, vi siete separati, sì, perché quando sì, vi ma siete... non siamo mai stati, diciamo non la, siamo prima, mai stati la stessa cosa. Il primo tratto di strada di Scelta Civica c'era un'ala molto meno possibilista su questi temi. Ma c'è anche nel programma. Beh, come nel PDL, no? Adesso da no, Forza adesso Italia, Forza Italia ha posizioni più avanzate. Sì, certo. Però io, è verissimo che ci sono emergenze economiche da affrontare, eccetera. Credo che non si farebbe un soldo di danno se in questo clima adeguassimo sì, io ho la allo sensazione... standard minimo europeo. Dopodiché le priorità posso che dire noi... standard no, minimo di civiltà. Di civiltà. Dopodiché sì, le priorità che noi abbiamo dato a Letta sono priorità economiche più un addendum sulla questione carceri. Anche qui per dare un riscontro a Napolitano, perché ha usato lo strumento costituzionalmente più forte che sì. ha il messaggio alle Camere, noi poi le priorità verranno discusse. Noi tra le priorità abbiamo anche messo un impegno a una discussione parlamentare del messaggio di Napolitano sulle carceri. Ieri abbiamo visto che l'idea che per dare un respiro alle carceri ci voglia l'indulto, no? L'indulto è sì. venuto anche autorevolmente sì, dalla magistratura. Posso dire che ci credo nemmeno se lo vedo. Con l'indulto il governo Prodi comincia a cadere. Noi abbiamo solo chiesto che si discutesse. Quindi che oggi si possa parlare di indulto ci credo proprio se... No, ma noi abbiamo messo, ripeto, priorità economiche, però abbiamo inserito anche la questione carceri, a partire da una discussione parlamentare approfondita della lettera di Napolitano, che era piuttosto articolata sì. sui vari strumenti. Poi già il provvedimento cancellieri va in quella direzione. Sì, no, volevo semplicemente dire, adesso così mandiamo alla pubblicità, che magari sulle unioni civili, forse, ammesso che rientreranno in questo patto di coalizione, a seconda delle opportunità... Noi non l'abbiamo messo, ma lo sosterremo. Sì, nel senso, forse un compromesso si può trovare, ma credo che ad Alfano quello poi che proprio... Pancani no, sì, arrivo, proprio non digerisca tutta la vicenda che riguarda la Bossi-Fini e lo Ius Soli, che qualcuno aveva detto andrebbero inseriti, poi non lo so... Credo che lì siano le vere spine, diciamo, no, su ma cui intendersi. Comunque stiamo parlando di un partito che forse alle europee non esisterà più, quindi voglio dire anche però la capacità... Quale? Il nuovo centrodestra? No, esatto. Beh, adesso cioè... non devo fare il difensore no, del centrodestra. Però voglio dire, stiamo parlando di una adesso... forza politica che ancora deve dimostrare quanti... Ah certo, il primo test vero elettorale sarà elettorale, quello, non c'è dubbio. Prima di dettare le regole, forse... Allora chiedo a Osvaldo Napoli di pazientare il tempo della pubblicità e poi andiamo da lui. Allora andiamo da Osvaldo Napoli, intanto una replica a quello che sentivamo, poi ho un paio di domande da fare a Osvaldo Napoli che riguardano direttamente la governance, diciamo così, del suo partito. Prego Napoli. Ben volentieri Pancani, ma guardi, voglio dire innanzitutto che per quanto riguarda l'IMU, come Forza Italia noi siamo orgogliosi di aver chiesto l'abolizione dell'IMU, perché riteniamo che sia una tassa molto molto ingiusta nei confronti in modo particolare di quella parte del paese, delle famiglie che con grandi sacrifici devono pagare un mutuo. Ed aggiungo, mi dispiace, lo dico con profonda direi amicizia agli amici del nuovo centrodestra che non abbiano fatto una grande battaglia per quanto riguarda l'ulteriore pagamento dell'IMU di quel 40% che dicevo prima hanno dovuto fare le code per riuscire a pagarlo. Quindi io credo che invece non bisognava nemmeno pagare quelle, che quello rientra nel caos di questo governo. Quindi per quanto riguarda l'IMU è estremamente chiara la nostra linea, che rimane intatta. Voglio anche ricordare agli amici, a Russo e a Della Vedova, guardate, andate a fare i conti, al limite sono 10 anni il centrodestra e il centrosinistra, anzi qualcosetta di più ha governato il centrosinistra. Ed aggiungo anche, vedi Benedetto Della Vedova, ti chiedo molte scuse, durante il governo Berlusconi, poi tu potrai dire diversamente, siamo in democrazia se Dio vuole e possiamo anche permettercela nella maniera più educata, durante il governo Monti, non sono dati miei, ti invito ad andare a vedere Il Sole 24 Ore, le tassazioni aumentata fra l'1,5% e il 2%. Durante il governo Berlusconi la tassazione non è aumentata per nulla. Questa è la diversità fra noi e voi di quello che avete fatto in un anno di governo Monti. Stava facendo fallire il paese, chi l'ha salvato, ovvio. Beh no, ma questo non dove fare fallire il paese, è una grande barzelletta per quanto riguarda lo spread, il resto.
rispetto a tutto quanto costruito e riconosciuto poi alla fine da tutti. E voglio anche ricordare che sull'IMU il governo, questo governo, ha fatto ben, mi pare, 18 decreti di modifica, perché ogni volta rinviava. Di più. Allora io credo che anche questo è da dire, vedete, io vi chiedo molte scuse e poi risponderò alle domande di Pancani. Per mesi questo governo ha dovuto andare a guardare, e non entro in merito in maniera estremamente corretta, non è mia abitudine, ma si è discusso della Cancellieri, si è discusso di Alfano, si è discusso della Di Girolamo, si è discusso di Fassina, ultimamente anche il Partito Democratico si è discusso di Cuperlo. Ecco, Russo diceva gli interessi del paese. Guardate, andate a vedere per quanto tempo abbiamo discusso di queste persone, giusto o sbagliato che sia, con ragione o con torto delle singole persone. Abbiamo anche discusso un pochino di Berlusconi in questi mesi. Poi abbiamo discusso anche di Berlusconi, ma qua abbiamo discusso di persone, una dietro l'altra. Quindi credo che su questo direi, e lo stesso discorso vale, chiedo scusa anche di questo, gli impegni di coalizione, ma questo era un impegno tassativo. Era un impegno tassativo, di nuovo rinviato al mese di febbraio. Anche questo una retromarcia, una modifica di questo governo che non riesce ad imporre. Quindi quando Renzi ci propone la nuova legge elettorale, la disponibilità di Forza Italia e di Berlusconi è stata immediata, come giustamente deve essere. Attenzione, lo dico anche qua con profondo rispetto, e lo stesso presidente Napolitano, se non si modifica la legge elettorale non si va a votare. Ecco perché è al primo punto dell'ordine del giorno, perché tutti sappiamo che in tutti i casi la scadenza dell'aprile, del marzo, aprile 2015 ci deve essere, ma quasi certamente potrebbe esserci anche prima. Sì, allora intanto proprio in una battuta Napoli, così poi sentiamo anche gli altri ospiti. Certo, certo. Ho visto che abbiamo letto che Berlusconi ha nominato allora Giovanni Toti, no, l'ex direttore del TG4, consigliere politico, no, mi pare, insomma, per il programma del partito. Credo che ci sono ancora dei mugugni, mi pare, nel partito, anche se qualcuno dice e legge in questa nomina, siccome Alfano se n'è compiaciuto, un riavvicinamento, insomma, nei confronti dei transfughi del nuovo centrodestra, per, diciamo, riportarli a casa per una possibile riunificazione. Come va letta questo incarico? Io non so se portarli a casa o meno, però non vi sono dubbi che il nuovo centrodestra farà parte del centrodestra stesso, e lì abbiamo amici che siamo stati insieme per tutto il tempo dalla creazione di Forza Italia in poi, quindi l'augurio di poter collaborare, continuare a collaborare insieme, di stare insieme, penso che in tutti noi, quindi ci auguriamo che il futuro ci possa vedere di nuovo insieme. L'unico errore a nostro giudizio è quello di continuare ad appoggiare un governo che a nostro giudizio, e ripeto a nostro giudizio, ha fatto nulla se non peggio. L'entrata di Toti io credo che sia estremamente positiva. Guardate, ognuno di noi può avere le sue perplessità su tutto, ma Toti rappresenta persona capace, preparata, moderata, grande conoscitore dell'aspetto politico e amministrativo. Qualsiasi tipo di risorsa che entra nuova, al di là dell'età, in questo caso è, direi, estremamente giovane, direi che è uno stimolo al partito stesso e al movimento di Forza Italia per fare meglio. Quindi i mugugni alla fine dovranno passare, se ci sono e se ci sono stati. Noi riteniamo e credo che la nomina del presidente Berlusconi ha fatto rispetto a Toti sia una nomina in crescendo, e credo che darà certamente dei grandi benefici, perché è un uomo anche di grande comunicazione e, ripeto, di quella moderazione che il paese ha bisogno. Quindi io credo che alla fine i mugugni saranno messi da parte e si comprenderà che l'entrata di qualsiasi personaggio che abbia delle capacità in modo particolare è sempre un beneficio per il partito, ma anche per il paese. Sì, volevo... Prego. No, io volevo su questo dire una cosa, che l'impressione più forte, no, che si ha visto dall'esterno, e che quello che è un consigliere politico di fatto è la figura, appunto, che sostituirà Berlusconi, anche visto i vari problemi che
che ha in questo periodo, e devo dire che è proprio agghiacciante l'idea del partito padronale che ne viene fuori, cioè non c'è una discussione come abbiamo visto nel PD o come comunque vediamo in quasi tutti i partiti. Sì, però posso dirti una cosa, al di là delle modalità, no? Tu dici partito padronale, investito direttamente... Se le discussioni, discussioni del Partito Democratico portano a una divisione così forte all'interno del partito, preferisco le decisioni di... L'ultimo a dividersi è stato il PDL. No, voglio dire, al di là adesso delle modalità della scelta, diciamo, di Toti, come fu per Alfano prima, insomma, diciamo, no? Però quello che io ti chiedo e voglio sapere, ma Toti ce l'ha il quid per essere il successore in qualche modo, o sarà questo di Berlusconi? Perché poi il retropensiero di tutti lo conosciamo, cioè in verità dopo Berlusconi ci sarà un altro Berlusconi. O un'altra Berlusconi, certo, diciamolo no, così. Ma il problema certo della Toti. Modalità, al di là del giudizio, è chiaro che se tu chiami, no, vuol dire che non c'è quel carisma che... Perché se il carisma ci fosse, non ci sarebbe bisogno della chiamata come è avvenuta. Quindi l'impressione, credo che questo poi Berlusconi lo sappia molto bene, come lo sanno benissimo quelli di Forza Italia, che sia comunque una nomina molto debole. A me ha colpito quello che l'altro giorno ha detto Feltri, cioè che sicuramente conosce bene anche le vicende interne a Forza Italia, e parlava di se resta questa legge elettorale di cui stiamo discutendo, cioè se viene approvata, addirittura prevedeva un ballottaggio non tra Berlusconi e Renzi, ma fra Renzi e Grillo. E a quel punto diceva sicuramente, diceva io voterei Renzi, non so se gli ha fatto un favore o meno, però questo è un altro discorso, ma proprio prevedendo che il carisma probabilmente di chi sostituirà Berlusconi, di chi probabilmente dovrà poi rappresentarne anche l'immagine, non sia abbastanza forte. Quindi probabilmente è una scelta anche molto meno forte di tante altre fatte in questi anni da Berlusconi, discutibile quando si vuole, appunto io la discuto nel merito, perché comunque è davvero agghiacciante che nel 2014 si proceda in questo modo. Io capisco che quello è sempre stato un partito padronale, però arrivare a questi livelli qua mi sembra davvero un po' troppo. Ti lascia molto, diciamo. Beh, Azzaro, un partito padronale che prende 10 milioni di voti alle ultime elezioni, certamente è un partito estremamente democratico. Proprio perché li rispetto. Questo mi chiedo se quello è il modo di procedere, no? Visto le risorse anche consenso che ci sono, Napoli, forse sarebbe giusto discutere. C'è una domanda di Francesca Schianchi. Napoli, scusi, invece a me colpisce un'altra cosa. Di Toti si è detto per lungo tempo doveva essere il coordinatore del partito, cioè una carica ben più alta del consigliere politico. Sì. E si dice che i falchi di Forza Italia si siano messi di traverso in tutti i modi. Ora lei dice, se anche ci sono dei malumori passeranno. Fatto sta che questi malumori sono stati forti, se Berlusconi, per non creare un incidente diplomatico, lo ha declassato a consigliere politico anziché farlo coordinatore, no? Vuol dire che nel partito c'è un po' di sommovimento sulla nomina di Toti, o no? Io credo, non ho paura di dirlo, che quanto è avvenuto, e leggendo anche sui giornali, è estremamente chiaro che la nomina di Toti possa aver portato, come dire, un piccolo scombussolamento all'interno del movimento. Piccolo. Su questo non ci sono dubbi. Piccolo, ma io non credo Napoli. Molto, ascolti, perché alla fine piaccia o non piaccia, le decisioni del presidente Berlusconi hanno sempre portato dei benefici. Quindi io credo che la nomina di Toti, ma io le dico anche Schianchi, che possono anche essere grandi scombussolamenti, non cambia nulla. Credo però che il presidente Berlusconi, che ha dimostrato sempre di centrare le persone col quale collaborare, la scelta di Toti ha un significato estremamente forte. Con Alfano ha centrato la scelta Con Alfano, guardi, con Alfano l'aveva centrato. Dispiace che Alfano abbia cambiato una posizione e che abbia invece modificato il suo atteggiamento nei confronti del presidente Berlusconi. Guardi, io credo che
tutti noi dobbiamo dare, almeno io mi sono comportato in questa maniera, per lealtà, per riconoscenza, per coerenza nel presidente Berlusconi. Moltissimi di noi non sarebbero arrivati dove sono arrivati se non c'era Berlusconi che li avesse scelti. Alfano deve ammettere che, e Alfano deve ammettere sotto l'aspetto personale, lo dico con profonda umiltà, che senza Berlusconi non sarebbe arrivato dove è arrivato. Dispiace però, questa sua decisione. Però Presidente, mi lasci dire che altri. Lei dice ha centrato tutte le scelte, aveva puntato su Fini, è andata come è andata, Casini è andata come è andata, Alfano è andata come è andata. Forse non è così infallibile nella scelta, perché probabilmente Berlusconi è stato troppo, sotto un certo aspetto, troppo bravo. Avrebbe dovuto fare quello che ha fatto Renzi in questi giorni, mi scusi, facendo la clave, dicendo o è così o il governo cade, o è così se no facciamo così. Ecco, direi che forse Berlusconi avrebbe dovuto comportarsi in questa maniera. Invece non si è comportato e ha cercato di mediare con Fini, con Casini e con gli altri che avevano correttamente, io esco dalla Prima Repubblica, un atteggiamento da Prima Repubblica, senza capire che invece c'era la necessità di mettere un acceleratore su tutte le riforme. Invece Fini, Casini e altri non hanno capito in maniera anticipata cos'era da fare. Forse Berlusconi è stato precursore del Renzi di oggi, non è stato compreso da quei personaggi che uscivano dalla Prima Repubblica, Schianchi. Questa è la pura verità, perché le idee di Berlusconi sono le stesse idee che vengono applicate 10-15 anni dopo. E quindi questa è la diversità. Però Alfano è una creatura di Berlusconi, su questo non ci sono dubbi. E ripeto, dispiace a tutti che sia arrivato a quella posizione, perché forse se stavamo insieme la situazione dello stesso governo di oggi non sarebbe così penalizzante nei confronti del paese come noi invece riteniamo che invece ci sia. Angela Zaro, non so perché se volevi aggiungere qualcosa, perché no, io in realtà volevo tornare solo a proposito, no, dei dissidi all'interno dei partiti. Prima il senatore Russo parlava, diceva il PD è l'azionista di maggioranza di questo governo. E c'ha due cavalli di razza, diceva, che sono Renzi e Letta. Però è innegabile, cioè è vero, ma è vero anche il contrario, cioè che c'è un conflitto fortissimo fra i due. Sì, a volte i giornali esagerano ed è creano, dire, un immaginario un po' esasperato, però c'è un fatto di realtà. E anche le cose che ha detto ieri Letta, la risposta di Renzi, cioè Letta ha detto voglio il conflitto di interessi, e Letta dice sì, ma non mi sabotate, va bene il conflitto di interessi, ma non mi sabotate rispetto alla legge elettorale, fanno vedere, cioè danno una fotografia molto precisa del fatto che c'è uno scontro reale fra i due. Da questo punto di vista, rispetto a quello che diceva della vedova, speriamo che Renzi entri anche con dei suoi uomini o delle sue donne dentro il governo. È una speranza, perché al momento questa cosa è molto dubbia, anche perché Renzi ha tutto l'interesse a premere dall'esterno e non entrare in questo governo, perché immagino che dalle cose che ha sempre detto e fatto ne voglia fare uno. Dispiace comunque che anche un tema così grosso come il conflitto di interessi venga poi usato per pressioni interne, no? Per un conflitto. Oggi c'è un pezzo bravissima. Bellissimo di Pierluigi Battista sul Corriere della Sera, che appunto un po', devo dire, che con grande maestria di scrittura dice, cioè ogni tanto compare, ogni tanto riappare il conflitto di interessi, ma non come questione, perché è una questione per fare pressione, per fare mandare pressione, segnali, messaggi, appunto, infatti, dici dice, tu. In questo caso, guarda caso, è uscita fuori il giorno dopo il problema della legge elettorale e della discussione interna al PD. Quindi sì, però c'è un ma che pongo, insomma, in qualche modo lo sottolineava anche il senatore Russo, cioè è vero che Renzi, lasciandosi, diciamo, libero da responsabilità di governo con i suoi uomini, non lui direttamente, può continuare a criticare questo governo, però ha sempre detto, a onor del vero, che siccome ci sono le europee, saranno un test elettorale molto importante anche per il nuovo PD di Renzi, e che più questo governo fa e fa bene, visto che il Partito Democratico è il socio di maggioranza di questo governo, più ne andrà bene nelle urne il Partito Democratico. Quindi comunque
a lui conviene che il partito faccia, che il governo faccia bene, no? Cioè, il problema è capire se fa bene pungolandolo dall'esterno o entrando direttamente No, ma lo è anche dal punto di vista elettorale, cioè quanto può funzionare questo gioco e quanto invece rischia di danneggiarlo. Io credo che al momento l'equilibrio che lui cerca è quello, cioè non entrare ma spingere perché il governo faccia bene. Su quello credo che sia sincero, che sia, ci sia un interesse reale. Ma questa è un'ambiguità di fondo che va sanata o no, secondo lei? Beh, credo che, l'ho detto prima, io mi auguro che non assistere anche nel 2014 allo stesso refrain a un congresso permanente del PD, perché nel 2013 aveva un senso che c'era il congresso. Adesso oggi non ha più senso. Mi auguro di no. Il mio punto però è, oltre che bisogna fare tutte le cose, riforme, legge elettorale, governo, è anche la qualità, per quel che ci riguarda, di interlocuzione col PD renziano rispetto al governo. Le proposte sul mercato del lavoro, per il momento tratteggiate, ma che sicuramente sono più consonanti con le nostre, anche perché il professor Ichino, senatore di Scelta Civica, che ha steso per noi la parte sul lavoro di proposte per il patto di coalizione, diciamo, era tra gli ispiratori anche di Renzi. Cioè, su questi temi, io credo che, con la consonanza di Letta, che è sempre stato un riformatore, su questi temi credo che ci sia la possibilità davvero di definire un'agenda di governo per il 2014 che sarà un win-win game per noi, per Renzi, per Letta, per il Presidente della Repubblica, per chi deve fare anche le riforme istituzionali e soprattutto un gioco a somma positiva per l'Italia, sicuramente più a somma positiva di tornare al voto in una situazione di caos, di nuovo con un bicameralismo perfetto, con il titolo quinto, cioè regioni e Stato, non si sa bene chi fa che cosa. Quindi è chiaro che tutto passa anche per un chiarimento del PD che deve sciogliere alcune ambiguità. Chiudo su un punto. C'è positiva, a mio avviso, l'apertura del governo su una nuova stagione di privatizzazioni, poi vendere, queste sono le solite cose. Cioè, bisogna farle bene, penso alle privatizzazioni delle poste, stando attenti a... Questi soldi devono finire a diminuire il debito, come si è detto, o invece ad abbassare la pressione fiscale? Le due cose vanno assieme. Se tu diminuisci il debito, hai strutturalmente spazio per diminuire la pressione fiscale. La pressione fiscale, il vero problema che noi abbiamo è il debito, il costo degli interessi sul debito, che portano poi anche a non avere margini per la pressione fiscale assieme alla necessità di tagli sulla spesa pubblica. Il PD, allora, al governo positivamente si apre una stagione di privatizzazioni. Poi io mi ritrovo col PD di Roma che attacca la mia collega Lanzillotta perché abbiamo detto durante la discussione sul decreto Salva Roma, no? Lo Stato mette dei soldi per il bilancio di Roma, Roma è fortemente indebitata, ha delle partecipate a CEA, altre società. Noi abbiamo detto il Comune di Roma partecipi al risanamento anche vendendo un pezzo delle società che c'ha. Allora, il PD romano ha alzato le barricate. Ora, se lo Stato centrale, per far fronte a una situazione debitoria, cede pezzi, non totalmente, di quote di aziende, non si capisce perché non lo debba fare la capitale. Ecco, le contraddizioni del PD sicuramente pesano. Mi auguro in una soluzione virtuosa. Sì, in chiusura, perché abbiamo finito il tempo, chiedo... la domanda la rivolgo sia a Francesca Schianchi che a Angela Azzaro. Non so se avete visto stamattina che lo rilancia con grande enfasi Libero, ma lo riprende anche il giornale, insomma i due quotidiani di centrodestra. Attenzione Renzi, secondo quanto ha rivelato un ex consigliere e anche qui politico dell'allora presidente del Consiglio D'Alema, cioè Claudio Velardi, i giudici a Firenze si lavora per trovare i tuoi scheletri nell'armadio. Insomma, stai attento perché c'è qualche magistrato a cui non stai simpatico. È possibile? Non lo so, se ne avrà lo scopriremo. Insomma, a me questo tira il bersaglio, per cui non appena uno ha un margine di manovra e di potere bisogna andare immediatamente a cercare gli scheletri dell'armadio. Se ci sono vanno tirati fuori, se non ci sono tanto meglio. Insomma, non lo so, mi colpisce che Libero apra tutta pagina però su...
l'ipotesi che saltino fuori scheletri, cioè non scheletri che sono stati trovati, ma l'ipotesi che vengano trovati. Insomma. O che comincino a cercare questi scheletri, diciamo. Ieri appunto c'è stata l'inaugurazione dell'anno giudiziario, sì. E devo dire che oltre ad aver posto l'accento sull'indulto e sulla riforma della custodia cautelare, che credo che siano due cose che vanno fatte perché ce le chiede l'Europa, no? L'Europa ci chiede tante cose, le facciamo, queste non le facciamo, quindi il rispetto dei diritti umani, dei carcerati deve essere un punto prioritario di questo governo, di qualsiasi governo che verrà, sì. Però si ricordava anche il problema del rapporto fra politica e magistratura, adesso io credo che Libero voglia tirare l'acqua al suo mulino, certo. E dire Renzi come Berlusconi, non credo sia così, però che esista un problema in Italia fra politica e magistratura, diciamo, lo scontro tra toghe e politica, diceva anche il ministro Cancellieri ieri, ha portato a non fare le riforme, chiudo su questo, ma non posso sentire più il parere di nessuno perché oggi si inaugurano gli anni giudiziari dei vari distretti e poco fa il presidente della Corte d'Appello di Milano, quindi un'area molto sensibile e calda soprattutto alle vicende giudiziarie di Berlusconi, ha detto: la Corte di Cassazione, nel respingere la richiesta di remissione di quei procedimenti ad altro distretto, i trasferimenti che avevano chiesto i legali di Berlusconi, ha preso una decisione storica. Ecco, questo ha detto e credo che questa dichiarazione creerà e innescherà nuove polemiche oggi, che insomma seguiremo e ritroverete poi nel nostro telegiornale, negli appuntamenti con l'informazione. Sicuramente, dice Osvaldo Napoli. Questo è quanto. Con Omnibus ci vediamo, Tetragoni, anche domani mattina.